nostra attività, che è quella di produrre pasta alimentare, è un'attività che utilizza sia energia elettrica, sia energia termica che energia frigorifera. Quindi l'impianto di trigenerazione che genera queste tre componenti è l'ideale per il nostro tipo di attività. Abbattere i costi e migliorare la propria efficienza energetica. Questo oggi è l'obiettivo della filiera dei pastifici e la scelta della trigenerazione fatta dal pastificio Garofalo ne è un'ulteriore testimonianza. Siamo a Gragnano, in provincia di Napoli, da più di 500 anni laboratorio naturale ideale per la produzione della pasta. Ed è proprio qui che da oltre due secoli il nome Garofalo significa pasta fra le più rinomate al mondo, vero e proprio simbolo del gusto mediterraneo. Una tradizione antica i cui valori sono sostenuti oggi anche dalle più avanzate tecnologie. Nell'azienda si usa l'energia elettrica per far muovere i motori, per movimentare la pasta all'interno del tunnel e tutte le altre macchinari. E si usa l'energia termica per riscaldare l'aria che investe la pasta. Al termine del processo, la pasta, prima di entrare nei silos, ha bisogno di essere raffrescata e per poter fare ciò abbiamo bisogno di energia frigorifera. Il pastificio ha scelto di installare un impianto di trigenerazione unico in Europa, basato sui principi della versatilità, della modularità e della compattezza, uniti ad elevate performance energetiche. L'impianto, composto da una soluzione in container e da un assorbitore a bromuro di litio, sviluppa una potenza complessiva di 2,6 mega. Il suo rendimento complessivo supera l'85%, garantendo una perfetta sinergia anche con le tecnologie già in essere. La nostra azienda ha un consumo annuo di circa 15 milioni di kilowattora. L'impianto riesce a coprire tutto il nostro fabbisogno elettrico, così come tutto il nostro fabbisogno di energia frigorifera, mentre copre al 30% il nostro fabbisogno termico. Questo impianto avrà anche dei benefici in termini di impatto ambientale, 2.000 tonnellate di anidride carbonica risparmiate. Qual è il risparmio energetico prodotto dall'impianto di trigenerazione nell'arco dei 12 mesi, anche in termini economici? Un risparmio rispetto ai nostri attuali consumi energetici di circa 800.000 euro. Con i suoi 12 milioni di euro di fatturato e circa 100.000 tonnellate di pasta prodotta all'anno, il pastificio Garofalo, grazie anche a questa scelta di cogenerazione, mostra come le imprese del settore della pasta siano alla ricerca di soluzioni concrete per salvaguardare l'eccellenza del prodotto nel segno di una tradizione tramandata di padre in figlio con lo sguardo rivolto al futuro, ottimizzando i costi energetici con un occhio attento alla sostenibilità per continuare a garantire un prodotto di qualità superiore.